lo spettacolo successivo, anche qui dobbiamo scusarci per l'interprete che doveva essere con noi, ma che sta girando un film a Torino e ci ha avvisato questa mattina che aveva l'ultima posa, Mariano Rigilio insieme ad Anna Teresa Rossini, questa sera si recita Soggetto di Pirandello. È un testo, credo non sia necessario raccontarne nulla, devo dire è un testo sempre di un'attualità sconvolgente, che credo sia proprio nella grandezza di questo autore. Mi fermo perché abbiamo un grande esperto pirandelliano in sala, non vorrei essere censurata alla fine. Dico solo però che intorno a questo spettacolo, che è uno spettacolo di ottimo livello con anche una buona compagnia di giovani, abbiamo costruito un piccolo progetto in collaborazione con un altro teatro, che è il Teatro Manzoni. Teatro Manzoni, in un periodo non lontano da quello in cui qui da noi si recita questa sera, si recita Soggetto, ospita Così a Se Ripare con Giuliano Lo Iodice, Pino Micol e Luciano Virgilio e con la regia di Michele Placido. Abbiamo costruito una sorta di biglietto cumulativo per i due spettacoli o comunque una riduzione per i nostri e i loro abbonati che vorranno vedere entrambi gli spettacoli e soprattutto abbiamo costruito un incontro aperto al pubblico con Matteo Collura. Matteo Collura è un autore siciliano, allievo di Sciascia, che ha scritto un libro estremamente interessante, il cui titolo è Il gioco delle parti, in cui racconta la vita di Pirandello partendo dai carteggi che ci sono stati. Intanto Pirandello scriveva moltissimo e raccontava tutto quello che faceva, ma certamente uno dei carteggi più noti anche al pubblico è quello fra Marta Abba e Pirandello. In quell'occasione faremo un incontro al quale interverranno gli attori delle due compagnie, Matteo Collura e Marina Bonfigli, che leggerà alcune delle pagine delle lettere scritte da Pirandello a Marta Abba.